Buongiorno ragazze, finalmente un nuovo vlog. Io sto facendo colazione e mi sto facendo la colazione con i prodotti Food Spring che adoro. Adoro questi pacchetti di cereali che sono già pronti, praticamente sono proteici soprattutto, quindi contengono basso apporto di carboidrati e quindi vi permettono così di saziarvi molto, di comunque di stare in forma e sono molto molto buoni anche di sapore, non va aggiunto zucchero, sono già pronti. Io ci aggiungo adesso ho messo il latte di cocco, ma spesso metto anche l'acqua o il latte di soia, insomma qualcosa, un liquido. Poi si lasciano 2-3 minuti così ed è pronto. E praticamente questo pacchettino è comodo perché te lo puoi portare anche in borsa, magari se devi far colazione, ne so, a scuola, al lavoro. E spesso voi mi dite: carità, come faccio? Non mi posso preparare i tuoi pancake, non mi posso preparare, compro una merendina, mangio schifezze. In questo modo vi portate dietro lo scatolino, al momento ci aggiungete l'acqua, ve lo mangiate un cucchiaino, è buono e state mangiando una cosa sana che comunque non vi fa ingrassare. Vi faccio vedere, io praticamente ho messo il latte di cocco, adesso aspetto 2-3 minuti, questo è quello a cioccolato. Comunque se andate sul sito Food Spring trovate vari gusti e trovate anche un pack con 8 di queste scatoline, ognuna di un gusto diverso, così potete fare colazione ogni giorno in un modo diverso. E io ve li consiglio, questo a cioccolato vabbè per me è più buono, però c'è anche vaniglia, torta di mele, frutti rossi, sono tutti buoni, veramente. E ti sazia, cioè guardate com'è piccolo, ma veramente ti sazia. Perché il porridge questo ha l'avena, ti sazia e non ti gonfia la pancia, cosa positiva che mi mantiene l'addome piatto, quindi anche se faccio una bella colazione abbondante sto in forma. Poi dopo praticamente quando diventa una cremina, infatti guardate già sta diventando una cremina, dentro ci sono anche le gocce di cioccolato, riuscite a vedere? Io ci metto anche un po' di questo ragazzo è troppo buono, il burro di arachidi sempre di Food Spring, e vi giuro che è uno dei migliori che abbia mai provato, prima di tutto perché è bio, infatti vedete c'è la certificazione, voi sapete che io ci tengo, è bio 100% arachidi, quindi non c'è zucchero, non ci sono schifezze, oli aggiunti, ed è un sapore buonissimo. Poi la cosa bella è che non si separa il burro dall'olio, ne ho provati tanti, questo è l'unico che veramente si mantiene benissimo, quindi ne aggiungo un cucchiaino qua dentro e ci metto anche un po' di questi. Questi anche sono buoni, sono sempre di Food Spring e sono dei muesli tipo cereali, raga, questi sono troppo buoni e praticamente sono quasi finiti e Dario li ha mangiati tutti. Ci sono anacardi, noccioline, c'è frutta secca e cereali dentro, sono buonissimi da buttare nel latte, oppure io ne metto una manciata qui sopra perché mi piacciono troppo, e ci aggiungo anche un cucchiaino di burro d'arachidi. Poi dopo mi prendo anche due omega 3, sto prendendo anche gli omega 3 che fanno benissimo soprattutto per noi donne, sono grassi buoni e fanno molto molto bene. Io ne prendo due ad ogni pasto, due a colazione, due a pranzo, due a cena sotto consiglio del mio PT, e sono anche vegani questi integratori, quindi straconsigliato. L'omega 3, a prescindere che tu sia sportivo o no, è un integratore che fa sempre bene, fa bene alla pelle, capelli, al cuore, fa bene a tutto, quindi straconsigliati, e mantiene giovani, mantiene la pelle giovane, quindi top. Vi sto facendo vedere queste cose perché c'è una promozione per voi, il 25% di sconto se comprate con il mio codice che è CarlitaYT, quindi sarebbe Carlita YouTube, ve lo scrivo qua, CarlitaYT. Le prime 10 persone che comprano da adesso, quindi che state vedendo il video, avranno il 25% di sconto, che è tantissimo. Io vi consiglio di provare queste qua, provate i pacchetti colazione, c'è il pacchetto dimagrimento, ci sono tanti pacchetti, e dove c'è burro d'arachidi, cereali, muesli, integratori, c'è di tutto su Food Spring. 25% di sconto è davvero tanto, però solo le 10 persone che faranno più in fretta quindi ad acquistare, però dopo queste prime 10 persone ci sarà comunque per tutti il 15% di sconto sempre con il codice CarlitaYT. Quindi anche se state vedendo magari questo video domani, dopodomani, comunque passa qualche giorno, voi mettete comunque sempre il codice CarlitaYT. E se non c'è più il 25, troverete sempre il 15%, che è comunque un buono sconto. Io spero che vi faccia piacere. Adesso faccio questa bellissima colazione. Giuro, è buonissimo. Se invierte flores, en tu nombre escribo.
sembra di mangiare tipo una torta al cioccolato. Buono, buono, buono. Cos'è che non finisce mai? Ma anche col burro d'arachidi. Mi è piaciuto proprio, non mi è piaciuto. È finito, ragazzi, ebbene sì. Comunque, lo shampoo che ho usato ieri è questo qua, ve lo faccio vedere. Allora, shampoo lucidante della linea Care, che voi sapete che vi ho parlato di questa linea, è veramente ottima. E hanno fatto dei nuovi prodotti, tra cui il balsamo effetto liscio lucidante, che straamo, e veramente mi ha fatto vedere i capelli super lisci e setosi e lucidante. E oltre a questo balsamo hanno fatto diversi prodotti nuovi, tra cui lo shampoo per capelli ricci, adesso ve li faccio vedere. Allora, ragazze, hanno fatto praticamente lo shampoo per capelli ricci, che è ottimo, con i semi di lino, che quindi va a nutrire i capelli, a districarli, abbinato al balsamo per capelli ricci, dove eccolo qua, balsamo extra volume, balsamo capelli ricci e balsamo capelli lisci, quindi potete usare tutta la linea per capelli ricci e semi di lino. Poi hanno fatto, ragazze, una cosa fantastica, il termoprotettore spray per proteggere i capelli dal phon e dalla piastra. Ovviamente sono tutti sempre naturali, biologici e profumano di cocco, ragazze, questa è una linea stupenda. Poi c'è lo scrub per il cuoio capelluto, adoro, che pulisce tutto il cuoio capelluto, e anche questo favorisce la crescita dei capelli e li fa essere più puliti, più brillanti, anche se avete problemi di forfora, va bene. E poi hanno fatto questi due, cioè lo spray per lo fluido anticrespo e il gel modellante per capelli ricci e semi di lino. Cioè, vi ricordate quando noi facevamo il gel e semi di lino in casa? Loro hanno pensato bene di fare un prodotto con il gel di semi di lino e altre sostanze per modellare capelli ricci e mossi in modo naturale, senza usare quelle schifezze da supermercato e da profumeria. Io sono troppo eccitata da queste novità, vorrei farvi un video per mostrarvi i prodotti, no, del Carita Shop, però non so mai che video vi può interessare, magari ditemi voi nei commenti, farebbe piacere, non so, una morning routine, una night routine in cui faccio vedere i prodotti all'opera, oppure farebbe piacere, perché voi spesso mi chiedete consigli, magari se vi faccio un video dove vi faccio vedere tanti prodotti e vi consiglio, magari vi faccio vedere le novità perché li consiglio, oppure per tipologia di pelle, per antirughe, per pelle grassa, per capelli secchi, per capelli grassi. Ditemi voi cosa vi piacerebbe vedere, perché a me farebbe tanto piacere. Io parlerei di questi prodotti per tutta la vita, perché sono la cosa che mi piace di più, è parlare dei prodotti bio e naturali, e finalmente ho trovato quelli che funzionano davvero, e quindi voglio troppo farveli vedere e conoscere. C'è uno scatolone pieno di cose da farvi vedere. Sono tornate disponibili anche le maschere viso, queste qua, madò, io le amo troppo, vi giuro. Allora, quella purificante antibrufoli, poi questa è fantastica, idratante, io la metto sia sul viso che sul contorno occhi, illuminante, idratante, una di quelle tipo maschere americane che ti fanno comunque la pelle bellissima e luminosa, veramente ottima. Ed è l'unica maschera che si può usare anche su contorno occhi. Questa qua invece è quell'effetto lifting, e anche questa appunto si può usare su contorno occhi, anche questa la adoro, soprattutto quando c'è il viso proprio floscio, metto questa qua e c'è un effetto lifting rimpolpato anche sugli zigomi, su contorno occhi, distende le rughette, quindi amo amo. Poi questi qua, ci abbiamo rifornito anche questi guantini e i piedini, io li chiamo piedini ma sono calzini, alla lavanda. Questi sono ottimi perché vanno a idratare le mani, i piedi. Io quando li ho provati diverso tempo fa, oddio, ho detto no, sono impazzita, no, li devo troppo aggiungere sul mio shop. E tutte le cose che metto sul mio shop sono tutte le mie cose preferite che io amo, sono delle chicche. Comunque, poi invece per l'anticaduta io ho preso questa linea qua, l'olio di canapa, c'è sia la mousse che la maschera per capelli, eccola, ve le straconsiglio, ragazze, se avete praticamente problemi di caduta di capelli, ma anche semplicemente se volete rinforzare i capelli. E c'è anche lo shampoo e balsamo, guardate su Carita Shop, tutta la linea alla canapa.
proprio far crescere nuovi capelli, farli crescere più lunghi e belli, combattere la caduta dei capelli. Anche, diciamo, io ogni tanto, che non soffro comunque di caduta dei capelli, faccio questo trattamento per averli più belli, sani, eccetera. Da quando torno mi metterò i piedini, i guantini e mi faccio un super trattamento alle mani e mi metterò una di queste maschere sul viso, ragazzi. Adesso devo solo decidere quale, anche se io spesso faccio così, faccio sia quella purificante, quindi sia per togliere i puntini e i brufoletti, e poi faccio una di queste due che sono idratanti, con acido ialuronico, rimpolpanti, anti-age, quindi devo decidere, farò questi due, questa e una di queste due. Adoro, super trattamento di bellezza. Pupina, amore, a mamma, che c'è? Ma no, quanto freddo e quanto sonno abbiamo qui. Abbiamo freddissimo, basta neve, basta pioggia. Questo è il mio outfit di oggi. Ho messo questi jeans che ho preso da Stradivarius un po' di tempo fa. Questa maglietta invece è di Zara. Poi ho messo la mia collanina e gli orecchini e niente, adesso esco, adesso vado al lavoro e poi stasera si esce. Yeah! Bam bam. Finalmente ho anche un culetto, ragazze, sto allenandomi tantissimo bene anche per i glutei e i risultati si vedono. Oggi ho fatto il brodo di pollo. Ve lo consiglio, cioè praticamente con le coscette di pollo, ovviamente spellate per farlo più sano, le metto nell'acqua con le verdure. Ho fatto quattro coscette per me e per Dario, scusate c'è il vapore. E poi ho messo come verdure le carote, il sedano e la cipolla. Potevo metterci anche le zucchine, però non ci ho pensato. E ho fatto cuocere tantissimo e ho fatto i noodles. E la pastina nel brodo, cos'è voi? Puppi, chi c'è? Ho fatto questi qua, ho pensato di fare tipo il brodo con i noodles, quindi praticamente farò i noodles un po' brodosi con le verdure per fare una cosa diversa, così mangiamo i noodles e poi beviamo il brodo invece della pastina. Vediamo che ne esce. Possiamo mettere anche un po' di salsa di soia. Infatti Ma giusto poco, che un poco. è finito. Vedere meglio. Ho messo anche un po' di alloro. Questo condimento non è olio, non ho aggiunto olio, è stesso il grasso del pollo, quindi è tutto sano. Ragazze, guardate che meraviglia, i nostri noodles in brodo con le verdurine e anche qualche pezzetto di pollo è capitato. Guardate come sono invitanti. E se volete ci potete aggiungere un po' di salsa di soia e dopo mangiamo anche il pollo, vero amore? Sì. Com'è? Buono. Buono? Ah, mio amore con la forchetta, no, con le bacchette. Questa è tutta salute, amore. Tutto Ragazze, guardate che bella la novità su Carita Shop, è questa qua, la collana 5 stelle, mi piace un sacco. Io l'ho messa così lunga, ma si può mettere anche più corta, sono regolabili, cioè le ho fatte fare con i gancetti di varie lunghezze, quindi potete abbottonarla sia al gancetto più corto che più lungo in base al vostro collo e potete metterla più corta, più lunga come volete. La cosa bella è abbinarla agli orecchini, io mi sono messa sia gli orecchini a lobo che pendenti. Questi qua sempre oro con le stelline. La cosa bella è anche abbinarci la collana 1 stella o la collana 3 stelle oppure metterle tutte e tre perché viene proprio un bellissimo effetto, magari con una scollatura o con un lupetto, comunque è bellissima. A me piace tanto questa qua, la amo. Ragazze, fate in fretta perché stanno andando a ruba. L'abbiamo fatta sia anche in versione argento che oro e sono tutte in argento 925, non scambiano, restano così. E la cosa bella che si può pagare anche in contrassegno alla consegna. Comunque sono troppo felice. Vi devo dire anche il rossetto che indosso perché me lo chiedete sempre. Il rossetto che indosso è questo qua ed è di Nabla Balkis che nude. Casomai vi metto link nei box informazione. Comunque li potete trovare su caritashop.com perché li ho riforniti. Erano andate a ruba perché stanno bene a tutte e li ho riforniti proprio in questi giorni. Altra cosa che vi consiglio è questo blush. Io finalmente ho trovato un blush che veramente amo ed è questo. Se riesco ad aprirlo, ragazzi, è stupendo. Finalmente, perché volevo un colore pescato, non troppo acceso, ma neanche che non scrivesse. Questo finalmente si vede ed è molto buono ed è Coralia. Anche questo lo trovate su Carita Shop. E invece, come correttore, ragazze, io uso questo qua che è lo 03 di Alchemilla e mi piace tantissimo perché è naturale e bio e non mi fa uscire grani di miglio. In passato ho avuto grani di miglio usando correttori non bio. Non
meno naturali. Con questo mi trovo da Dio, è un po' aranciato, quindi copre il colore delle occhiaie. E ovviamente lo trovate anche questo su Caritas Shop. Mio amore, che mi ha portato? La spesa. Babbo Natale. La spesa, guardate mio amore. È un ragazzo d'oro, non esistono come lui. Amore, lo sai che mi chiedono? Mi chiedono sempre se tu hai un fratello. Dicono, ma Dario ce l'ha un fratello come lui, lo voglio. Ce l'ha un fratello, ma non è come lui. Amore, no, lui è unico, non esistono come lui. Ciao amore. Comunque sì, ma Dario, arriva a... Amazzetto. Vabbè, questi sono proprio prezioso. Ecco qua ragazzi, faccio vedere tutta la spesa, perché so che nei miei vlog vi piace quando vi faccio vedere la spesa, cosa mangio, questo mio stile di vita fit, healthy, light, calita style. Ho preso la farina di mais per polenta, mi piace moltissimo, questa la uso non solo per fare la polenta ma anche per rimpanare le cose, è buonissima ed è di mais, quindi non contiene glutine. Poi ho preso il riso basmati, che lo mangio sempre come fonte di carbo post workout, lo amo. Amore, che c'è mamma? Poi ho preso la frutta secca, le noci, le mandorle, le noci, che ci piacciono tantissimo e fanno tanto tanto bene, le gocce di cioccolato al presadario perché gli piacciono. Queste ricottine hanno dei valori nutrizionali ottimi ragazzi, le prendiamo al Conad, sono molto molto leggere e buone, anche economiche. Poi l'albume. Poi abbiamo preso i funghi, funghi in barattolo, funghi questi come contorno, subito faccio, sono molto sbrigativi. Poi come salumi abbiamo preso ovviamente il solito prosciutto cotto, la bresaola, il grana, quindi il formaggio per grattugiare, e le olive verdi. Poi le uova, poi i fiocchi di avena, questi qua mi piacciono per fare comunque le cose con... Che fa lei? Guardate che fa. Fa questa cosa che si trascina col culetto, e adesso se la inquadro non lo fa più. Comunque i fiocchi d'avena sono buoni per comunque per fare il porridge, le cose buone, sono buoni. E poi la rucola, che mi piace tantissimo. Poi queste qua le devo mettere nel congelatore, altrimenti si scongelano. I gamberi e i merluzzi. Purtroppo a me il merluzzo piace fresco, però purtroppo non lo trovo quasi mai dal pescivendolo, e quindi prendo questi qua come, insomma, non mangiare sempre pollo. Un po' di questi qua invece sono buoni, le mazzancolle. Poi preso le verdure, qua ci sono i nostri amati limoni, questo fruttivendolo c'ha della frutta e verdura buonissima, i broccoli, cime di rape, i pomodorini, qua ci sono le mele e le zucchine, gli spinaci, questi invece li prendo al Conad perché raga faccio prima, sono già lavati, metto la busta nel microonde e subito faccio. Poi i mitici friarielli, questi qua li desideravo troppo, guardate come sono belli, hanno tutte le cimette, mi tocca pulirli, questi qua sono tantissimi, e voglio preparare i friarielli, appunto faccio anche una zuppa particolare con i fagioli, molto molto buona, e fagioli e friarielli, comunque casomai vi faccio vedere. Ehi tu, cosa vuoi? Devo giocare con te, aspetta qua, cosa c'è? No, vabbè, è vuota. E quindi questo è tutto, ragazzi, la mia spesa fitta, Carlita Style. Ragazzi, stasera sto preparando uno dei miei piatti preferiti post-workout, semplicissimo, con macinato di tacchino, zucchine e carotine e cipolla. Io metto tutto insieme, poi ho messo anche un po' di semini di finocchio e un po' di pepe, faccio cuocere così. Senza olio, faccio cuocere così, viene buonissimo, perché comunque le verdure cacciano l'acqua, e poi anche il macinato di tacchino, anche se è magro, comunque contiene un po' di grasso, quindi si cuoce tutto insieme. E poi qua ho preparato già il riso basmati, che andrò a versare dentro, l'ho scaldato a parte, e poi metterò un po' d'olio a crudo, ed è buonissimo, potete farlo anche con la pasta, viene tipo una bolognese bianca. Notare la profondità, sono delle tumarelle, cioè, sono pienissimi ragazzi questi piatti, veramente tantissimo. Adesso metto un po' d'olio a crudo e mangiamo. Buon appetito. Se adesso vado dal parrucchiere, sono felicissima perché da un sacco che mi voglio tagliare i capelli e voglio cambiare un po' look, quindi andiamo e speriamo che non mi facciano una cosa orrenda. Ho sempre paura di andare dal parrucchiere, oh mio Dio, aiuto! Tata! Vi
risultato praticamente, ragazze, no vabbè, è successo un macello. Comunque il risultato è questo, e nessuno se ne sarebbe mai aspettato, soprattutto Dario che mi ha lasciato biondo e mi ha ritrovato mora. Praticamente l'avevo prima fatto, io li volevo biondi ovviamente, ma era venuto un colore troppo orrendo e troppo, non mi piaceva proprio. Vi faccio vedere dal cellulare. Praticamente non mi piaceva perché ormai era diventato troppo uniforme biondo con questa radice scura e non mi piaceva proprio, e quindi alla fine ho deciso di farmi fare comunque una tinta scura, e poi in un secondo momento mi farò tirare qualche ciocchetto e qualche riflesso chiaro soltanto sulle punte un po' sparsi, perché comunque l'effetto tutto biondo non mi piace proprio, ragazze, purtroppo è una cosa che la trovo troppo finta. Comunque il taglio, poi io sono andata con la foto, adesso vi faccio vedere. Praticamente questo qua comunque deve anche schiarire come colore, ed è un taglio che è così, tutto diciamo spettinato, corto un po' spettinato. Io ero andata con la foto di Nicole, ve la faccio vedere, figona, Nicole Mazzoccato, si chiama così, bellissima, e volevo farmi questo taglio così, però me l'ha fatto un po' più scuro, e qua invece lei c'ha la frangia, però a me la frangia non sta bene, e comunque alla fine poi vorrei tirare qualche ciocca chiara, però la prossima volta, e mi sapere se vi piace. Comunque nel prossimo vlog vi farò vedere il colore reale con la luce del sole, perché adesso sono in macchina che stiamo andando a un appuntamento di lavoro, perché in tutto questo oggi è stata una giornata super frenetica, dobbiamo fare un appuntamento di lavoro che ovviamente si è tardato il tutto e quindi abbiamo fatto tardi, e in più stasera dobbiamo andare a mangiare una pizza con tutto lo staff Calita Shop, e quindi alla fine abbiamo fatto tardissimo. Quindi stasera mi godo questa bella pizza, e fatemi sapere se vi piace. Nel prossimo vlog vi farò vedere meglio il risultato, vi farò vedere anche quando poi rifarò le ciocchette chiare come sarà. Voy buscando una lady.